Buonasera, lei è Chiara. Professoressa Sara è qui accanto a noi. Prego. Ringrazio tutto il personale che ha contribuito alla realizzazione di questo, ha partecipato a questo bando. Dottoressa. Ringraziamo la preside del liceo Casardi. Eccolo. Dylan Virgilio, trombe Giuseppe Gattullo, Francesco Marzocca, Stefano Cessa, clarinetti Luca Carbone, Giovanni Nesto, Francesco Tedone, percussioni Francesco Minervini, Giancarlo Pacchet, soprattutto di prima classe. Essa sì, prego, grazie. Segue con il modulo di basso elettrico jazz del docente Di Paolo Di Nuzzi. Si esibiranno in duetto Alessandro La Forgia e Eleonora Palazzo nel brano Fever di Eddie Cooley. Buon ascolto. Maestro Di Nuzzi. Adesso arriva sempre il turno del gruppo col maestro Di Nuzzi di improvvisazione vocale, strumentale jazz. Il primo gruppo eseguirà il brano di Blue Moon. Il bello della diretta. Beh, un applauso per l'incoraggiamento.
Mikitin, vocalist, sassofono, Alessio Morella, flauti, Gabriele Lociale, Ronzulli, Giancarlo Papa allo xilofono, Francesco Tedone al clarinetto, Giovanni Nesto al clarinetto, Adriano Forina alla batteria, Maurizio Di Palma al pianoforte e il maestro Dinuzzi elettrico. Si prepara il secondo gruppo. Thank you.
Grazie. Si sono aggiunte Giulia Inchingolo e Chiara Chicco. Grazie a questo maestro particolare presenza e gli attestati per voi. Adesso fuori il gruppo di improvvisazione. Certamente è gratis la consegna. E si prepara la Big Band. Il prossimo gruppo è il modulo Big Band preparato dal maestro Francesco Giancaspro, che eseguirà i seguenti brani: Pereps, 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 Soul Bossa Nova, Superstition, The Chicken. Un ringraziamento particolare ai maestri Mastrapasqua e Cotugno per la loro partecipazione. Un grande applauso. Il primo brano che sarà eseguito sarà Pereps, Pereps, Pereps. Dirige Giancaspro. Soul Bossa Nova.
Grazie al maestro Francesco Giancaspro, che adesso si presenta, me ne sono dimenticato, si presenta a tutti gli alunni, il primo è questo qua. A parte il fatto che stavo cadendo, mi stavo spaccando una gamba. Vabbè, a parte il bello della musica, anche insomma, farsi male per la musica. No, a parte gli scherzi. Grazie a tutti di essere qui, grazie alla dirigente, a tutto lo staff della scuola che io amo. Cosa dire, dopo il primo anno ormai consolidato di questo progetto, una gioia per noi docenti ma soprattutto per i ragazzi, e io farei un grande applauso per questi bravissimi professionisti ormai, non sono alunni, sono dei professionisti e penso che si senta. La maggior parte di loro sono anche delle prime classi, quindi addirittura, figuriamoci, questi sono concerti dove a noi fa piacere mettere in risalto l'eccellenza di questi alunni. Quindi cosa dire, si lavora bene, ci divertiamo, dove c'è musica c'è sempre qualcosa di bello, poi ho l'amicizia dei miei colleghi, il professor Mastrapasqua, il professor Cotugno, chi sto dimenticando qualcuno, va bene, e quindi speriamo che si possa continuare su questa direzione. Grazie ancora a tutti e alla professoressa Sicolo. Sasso, che è un'ottima, ottima, ottima organizzatrice. Molto bello. Antonio Masco. Lo sapio. Uomo. Noemi. As you stand, stand by me, stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me, if the sky should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. Stand by. No, I won't. Le persone. La. Con la cosa perdono. Mi fai cadere, rialzare. La. Ma continuo ad andare. La. Vivo emozioni che mi fanno volare. Con te nel mondo lasciato, tutti ti dovrebbero praticare per imparare una cosa in più, e l'amicizia sorgerà, facci sarai tu. La, che vince l'odio e l'arroganza, la, con la giustizia e la tolleranza.
amicizia sorgerà, fino a quando ci sarai tu. Tu sei la via d'uscita che ho fatto entrare nella mia vita. Tu ci aiuti a creare un sogno magico da realizzare, con te nel mondo lasciato un messaggio, un sorriso che qualcuno ha aiutato. Tutti ti dovrebbero praticare per imparare qualcosa in più, e l'amicizia sorgerà fino a quando ci sarai tu. Bravissime! Bravissime, veramente brave. Un applauso anche al professore Manarini. Allora, vorrei fare i complimenti a Noemi e a Edie, perché abbiamo scritto questa canzone durante il laboratorio di songwriting e, diciamo, l'obiettivo era quello di accendere la creatività in questi alunni, e credo che ci siamo riusciti. Fateli un grande applauso, veramente brave. Adesso è ora del grande progetto di canto pop, sempre del professore Lorenzo Manarini. Allora, si esibiranno tantissimi cantanti. La prima, Eleonora Rutigliano, che canterà Se telefonando di Mina. Al pianoforte, Aurora Selta, alla batteria, non c'è nessuno? Nessuno, vabbè. Alla prossima volta, sì. Vi auguro un buon ascolto.
Brava. Si parte col botto. La prossima che canta è la collega della mia classe. La collega. Camilla Carbone canterà Almeno tu nell'universo. Sarà accompagnata alla batteria da Giampaolo Tiruvo e ovviamente al pianoforte da Marco Biancolillo. Un applauso. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà. La gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda cambia, lei pure cambia, continua. Tu che sei diversa.
Bravissima, bravissima Camilla Carbone. E anche Giampaolo Di Ruvo, Marco Biancolillo, batteria e pianoforte. Grazie. Bene, bene, bene. La serata sta andando a gonfie vele. Adesso è cocciante time. E beh, ci si esibirà un duetto. Prego, Caprioli Mariangela e Giuseppe Caggiano. Riccardo Cocciante, Marco Biancolillo al pianoforte, a mano, buon ascolto. Che il vento ti soffia sul riso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo. Quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera. Non come adesso, sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può nascere un fiore da questo mio amore per te. Bravissimi. Dopo il primo duetto della serata abbiamo la quarta ragazza che si esibisce ed è Miki Tinirina, che canterà Cheek to Cheek di Ella Fitzgerald accompagnata da Biancolillo Marco e Giampaolo Di Ruvo. Together.
best heaven. I'm in heaven, and the curse that's hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we are together, dancing cheek to cheek. I love to climb to mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Brava, bravissima Irina. Grazie. Bene, bene. La serata continua. Adesso è arrivato il turno di Saccinto Alice. Un applauso ad Alice che canterà Che cosa c'è di Gino Paoli, accompagnata da Stefano Tempesta al pianoforte, Giampaolo Di Rubo alla batteria. Buon ascolto. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te. C'è che ti voglio tanto.
Brava, brava. È la volta di un altro duetto. Il brano è Magnifico di Fedez, in collaborazione con Francesca Michelin, che sarà cantato da Noemi Bologna e di Quanzo Edie, accompagnata da Biancolillo Marco e Giampaolo Di Ruvo. Un applauso. Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picca aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no, non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. Un applauso. Dai, dai, bravissime. Anche se fuori tu. La bellezza a due passi a portata di manicure. Ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno con i suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continuo a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizione il vizio e non il suo. Ma questa notte dormo sul mio fango preferito. Anche se fuori tutto è magnifico, non lo prenderò. Allora facciamo un applauso particolare a Noemi che ha sostituito all'ultimo momento e quindi era molto emozionata, fatele un grande applauso. Allora, la prossima è un'altra collega della classe, è Canfora Maria Vittoria, che ci fa ascoltare Stay di Rihanna, accompagnata da Biancolillo Marco. No, fatelo lo più forte l'applauso, se lo merita.
Grazie a tutti. Allora, fate un applauso doppio per Maria Vittoria, perché lei non studia canto, quindi veramente merita un applauso doppio. Brava Maria Vittoria. Infatti, bellissima performance. Adesso è arrivato il turno di Ameruoso Francesca, pianoforte e voce, che canterà Someone Like You di Adele. Vi auguro un buon ascolto, pianoforte a voi. Un applauso di incoraggiamento a Francesca.
that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue on anybody, but I can stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the sometimes it hurts insane. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our life, and we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I can't stay away. I couldn't fight it. I hope to see my face and that you'll be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts insane. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, there are memories made. I know how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it brava. Il prossimo brano è La solitudine di Laura Pausini, cantato da Alessandra Fiore e Aurora Azzullo.
le accompagna Tempesta Stefano al pianoforte. Senza lui e un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto e Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Nascondi come me, sfuggi agli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piange, non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego Grande applauso anche ad Alessandra Fiore, anche lei non studia canto, è assieme ad Aurora, quindi ce la mettono tutti i ragazzi e sono, si mettono in gioco, fateli un applauso doppio. E adesso è arrivato il momento di Rocco Crudo Alex, che canterà a noi Caruso di Lucio Dalla, al pianoforte Stefano Tempesta. Thank you.
dove il mare luccica e tira forte il vento, una vecchia terraccia davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si chiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che sogni e sangue di in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma era il sole lampare nella bianca sia di un'elica. Sentì dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso su una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, e una ormai che sogni e sangue di te bene sai. Potenza della lirica, ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la sia di un elio. Ma c'è la vita che finisce, ma non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che sogni e sangue di te bene sai. E voglio sogni e sangue di te bene sai, di te bene sai. Grazie. Bravissimo Rocco. Rocco, 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 Rocco.
Il prossimo brano è When I Was Your Man di Bruno Mars, fatto da Rucco Sara, accompagnata da Celta Aurora. Buon ascolto. Just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. To realize that I should have bought you flowers and held your hand, should have given you all my hours when I had the chance. Take to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways, 'cause a good strong woman like you to walk out my life. Now I never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Had the chains, take to everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with the man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. To everybody, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Bravissima. Grazie. Sara, bravissima. Brava, veramente brava. Io vi interrompo due minuti innanzitutto per raccontarvi qualche piccolo aneddoto che sta dietro a questa organizzazione che va avanti da ieri a mezzogiorno. Abbiamo dormito qui ovviamente con la brandina per poter portare gli strumenti, i ragazzi ovviamente. Innanzitutto volevo ringraziare la nostra dirigente, perché non è semplice organizzare una cosa del genere, e ci ha dato carta bianca, e questa è una cosa fantastica. Quindi un nuovo applauso da parte di tutta la comunità al nostro dirigente. Poi ci tenevo, prima di passare la parola al vice sindaco che ci ha donato, al sindaco, l'amministrazione comunale qui rappresentata dal vice sindaco, che prego di avvicinarsi un attimo a me,
La location è meravigliosa e ci tenevo a ringraziare il personale che prima si è tanto raccomandato di essere quantomeno puliti nei suoni, non troppo chiassosi, per rendere omaggio a questa meravigliosa cornice. Spero che col nostro gruppo non abbiamo dato fastidio. Noi ci aspettavamo, nella frequenza di questi corsi a indirizzo jazz, una ventina di partecipanti. Siamo arrivati a quasi a 70. Questo significa che c'è tanto bisogno di suonare, di esibirsi, e per questi ragazzi che non hanno un indirizzo classico, quello tradizionale che si studia nella nostra scuola, evidentemente questa parentesi jazz è importantissima. Noi vogliamo il vostro sostegno sempre, perché delle location, che siano queste o altre, come giustamente ci dicevano i collaboratori, anche più appropriate nel numero per l'ospitalità di questi ragazzi, siano destinate a questi ragazzi, che saranno il futuro della cultura barlettana e non solo. Quindi io vi ringrazio e vi cedo la parola, però concedetemi un ultimo ringraziamento, ma non è l'ultimo, ai miei colleghi del liceo musicale, perché abbiamo spesso dato il cattivo esempio con le nostre lotte interne, però volevo ringraziare uno per uno Ilenia Carbonara, che ha dedicato la giornata qua, Antonio Mastrapasqua, Giuseppe Cotugno, Francesco De Ancaspro. Siamo ancora un gruppo unito e vogliamo un sacco di bene ai nostri alunni. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, ruberò pochissimo tempo. Innanzitutto, professoressa, non parli con la DSGA, se ascolti me. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Chiedo scusa per il ritardo, eravamo riuniti in sala giunta perché stavamo approvando delle delibere, tra l'altro alcune di interesse anche, diciamo, culturale. Devo correggere subito la professoressa su una cosa. L'attenzione dell'amministrazione comunale sicuramente è rivolta a tutti gli eventi culturali che andremo a fare, a promuovere nella città. Ricordo sempre, perché questo è un argomento che non deve sfuggire all'attenzione di nessuno, che le scuole del secondo grado superiore sono di competenza della provincia. Questo noi non lo dobbiamo dimenticare, quindi noi possiamo entrare ma in punta di piedi, e così abbiamo fatto, poiché c'è sinergia ora con la provincia per cercare di risolvere una serie di problematiche di cui la dirigente, la dottoressa Ardito, è perfettamente a conoscenza, delle quali speriamo di dare a breve notizie importanti per quanto riguarda il liceo classico. Come dicevamo, massima attenzione da parte comunque dell'amministrazione a questa tipologia di eventi. L'abbiamo fatto durante la notte barlettana, la notte bianca, e so che ha riscosso un importante successo, se ne è parlato, è stato pubblicato anche degli articoli. Non abbiamo esitato minimamente. Io oggi qui non sono da solo, con me c'è il neo assessore che volevo presentarvi, il dottor Davide Campese, che tra l'altro è assessore, al di là del bilancio, alle politiche giovanili. L'ho voluto con me perché lui con me si interfaccerà molto su questa tipologia di eventi, proprio per un discorso che riguarda i nostri ragazzi, tutti i ragazzi del territorio. E qui dico il contrario di quello che dicevo prima. Non c'è nessuna discriminazione, chiaramente, anche se si tratta di ragazzi del liceo classico, si tratta comunque di cittadini barlettani o non barlettani, comunque massima tutela a quella che, lo chiedo io un applauso adesso a voi, a quella che è comunque un'eccellenza del nostro territorio che va tutelata, il liceo musicale. Quindi io sarei troppo di parte, avendo una figlia nel musicale, essendo il presidente del consiglio pure d'istituto, meglio che mi sto zitto e non vado oltre. No, laddove ci proporrete ulteriori eventi, come amministrazione saremo felicissimi di accoglierli. Non abbiamo avuto un pomeriggio facile, non vi nascondo questo, in effetti sono ancora abbastanza adombrato, diciamo, da una serie di situazioni, perché oggi abbiamo avuto degli incontri abbastanza delicati che riguarderanno l'estate che andremo ad affrontare nella nostra città, che invito tutti quanti ad attenzionare, soprattutto nei prossimi giorni, perché l'amministrazione si è spesa in una direzione abbastanza importante.
È vero, ci sono una serie di problemi, chiediamo pazienza a tutti, stiamo intervenendo, problemi strade in primis, stiamo intervenendo, oggi è venuto fuori un comunicato, ne approfitto e chiedo scusa professoressa per dire questo. Cosa voglio dire? Lo dicevamo oggi, sotto il profilo culturale come amministrazione ci stiamo spendendo tantissimo, avremo un'estate a Barletta dopo diversi anni importante, molto molto importante. Abbiamo annunciato i primi eventi, abbiamo riaperto il fossato del castello e quindi ci sarà l'agibilità del fossato e si potranno fare degli eventi là, cominciamo a ragionarci, io vi lancio anche questo input. Ci saranno eventi in Piazza d'Armi del Castello, domani faremo una delibera che verrà immediatamente pubblicizzata per un altro evento di portata nazionale su Barletta, ci auguriamo di portarne un altro che sarà ancora più grosso a metà luglio, stiamo ragionando e lavorando su questo. Con questo cosa voglio dire? Lo dicevamo oggi all'incontro con tutti gli esercenti del territorio, con commercio, confesercenti e via discorrendo. Noi ce la stiamo mettendo a tutto, poi i problemi della città li conosciamo. E io dall'inizio, da quando mi è stato conferito questo incarico, sto stigmatizzando sistematicamente un modo di fare che ritengo vergognoso. Noi sappiamo cosa è successo a Barletta negli ultimi anni, sono episodi brutti, veramente brutti, che richiedono chiaramente un'attenzione particolare, però Barletta non può essere contestualizzata solo ed esclusivamente in episodi di criminalità. La nostra è una città che va tutelata e vantata anche rispetto agli altri, perché quando sento degli esercenti barlettani che mi vengono in sala giunta a dire Trani ed Andria stanno davanti a noi, con tutto il rispetto per Trani ed Andria, io mi sento offeso come amministratore di questa città. Questa città la dobbiamo valorizzare, la dobbiamo fare prima di tutto come cittadini, evitando di pubblicizzare solo le cose negative, ma cercando anche di valorizzare le cose positive. Questo evento di stasera è una cosa estremamente positiva, semplicemente questo. Io vi invito, vi lancio questo invito per cortesia, perché ripeto, noi stiamo lavorando in questa direzione. Ripeto, massima attenzione al liceo classico, indirizzo musicale nella fattispecie, se ci chiederete altri luoghi, se avrete altre idee, saremo ben pronti ad accogliere le vostre osservazioni. Do la parola un secondo all'assessore Campese, che saranno le prime parole che dice, perché è il mio assessore. Grazie a tutti, ringrazio il vice sindaco, l'avvocato Giuseppe Di Leo. Io qualche anno fa ero studente come voi, quindi non presso il liceo classico, ma presso il liceo scientifico, però so quanto è importante la musica, soprattutto alla vostra età. E spero che la musica in questa splendida location sia il fiore all'occhiello della vostra formazione, e soprattutto formazione non solo in questo periodo storico, in questo momento della vostra vita, ma che sia qualcosa che vi accompagni per tutta la vita e sia la professione del vostro futuro, perché la musica riesce a trasmettere quello che molto spesso le singole parole non riescono a trasmettere. Quindi io come neo assessore da qualche ora praticamente, avendo ricevuto la delega alle politiche giovanili, sarò assolutissimamente presente e con voi. Quasi la vostra età e sono quindi praticamente quasi vostro coetaneo, no, dei ragazzi, anche se non dimostri, diciamo. E cercherò di portare tutte le istanze e sicuramente qualsiasi progetto che la scuola, ma qualsiasi altro cittadino ha voglia di intraprendere, avrà piena disponibilità da parte dell'amministrazione. Poi siamo coordinatissimi, fortunatamente c'è una giunta bellissima, molto unita e coesa, quindi riusciremo a dare voce a tutti e a portare tutte le istanze dei cittadini, e con l'obiettivo di far tornare grande Barletta. Grazie a tutti, togliamo subito il disturbo. Avvocato Di Leo, noi la ringraziamo perché non aveva bisogno di sottolinearlo, noi sentiamo molto la sua vicinanza, non perché è il papà di una nostra alunna, ma perché effettivamente si è sempre prestato alle nostre richieste, devo dire anche in situazioni difficili da... Sono costretto a precisare, io rispondo alle richieste anche del liceo scientifico, lo precisiamo, non si sa mai. Io ci tenevo a precisare questo, però io... Ovviamente approfittando, e le faccio gli auguri assessore per la nuova nomina di cui siamo sicuri farà
bella figura alla città di Barletta. Però ci tenevo a dirle che il nostro indirizzo, proprio perché è un indirizzo pratico, musicale, effettivamente mette in campo dei talenti che vanno sostenuti, non economicamente, attenzione, ma lo spazio proprio per potersi esibire, suonare, provare, è per noi fondamentale. E dobbiamo quasi nasconderci per fare le prove, dobbiamo andare scappando, ma là non puoi suonare, abbassa il volume, lasciateci fare quello che sappiamo fare, forse, suonare. Come ha detto giustamente, la musica è dentro di noi, e solo così questi ragazzi che sono animati da una passione che io non le posso raccontare, è 4 volte quella che abbiamo avuto noi da giovani, cioè più o meno 45 anni fa. È così grande che siamo niente davanti all'organizzazione anche faticosa di una serata del genere. Quindi vogliamo questo tipo di sostegno. Grazie. No, è giusto ad aggiungere quanto poc'anzi detto. Il 6 il liceo musicale si esibisce nella piazza d'armi del castello, quindi c'è già il nulla osta da parte dell'amministrazione comunale, giusto per aggiungere questo. Non solo voi, anche Lettore Fiera Mosca si esibirà il giorno successivo in un concerto congiunto, va bene. Grazie di nuovo, grazie. Grazie mille. Continuiamo la serata con Stefano Tempesta, pianoforte, Giampaolo Di Ruvo, batteria, Caggiano Giuseppe, voce, in Piccola Stella, ultimo. Sempre compreso la mia fantasia, è accesa poi spenta per essere andato via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore, hai preso il mio giorno, l'hai reso migliore. Lo scrivo qui in fretta per dirtelo ancora, che sei forte e fragile senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa se il cielo e se il mondo. Sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti. Compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, perché dei miei occhi ne sei la sostanza. E comunque adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto e per sempre, per sempre, per sempre. Sei la cosa più bella che io ho, sorta del cielo e del mondo. Sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei l'immenso di un attimo andato, nel mio sogno la parte migliore. Sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti. Thank you.
piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui. Vi ripresento Camilla Carbone perché canterà Falling di Alicia Keys, accompagnata ovviamente da Marco Biancolillo e Giampaolo Di Ruvo. Buon ascolto. Camilla canta di nuovo perché sostituisce Martina Vilella, che purtroppo è raffreddata e senza voce, però ha veramente una bella voce. Facciamogli un applauso. Un applauso per Martina. Per Martina. Eccellente performance. Bene, bene. Prima di continuare voglio un grandissimo applauso per gli strumentisti, pianisti e batteria, che sono veramente una parte fondamentale. E poi ovviamente le voci, grandissime. Continuiamo adesso con We Were Young di Adele, che canterà la nostra Emanuella Di Monte. Accompagna Marco Biancolillo.
Un applauso di incoraggiamento per Emanuela. Let me fold the glove you in this dark, crazy, it is the
La prossima a cantare sarà Di Quan Sei Die, che farà Nessun Grado di Separazione, di Francesca Michelin. Sarà accompagnata da Biancolillo Marco. Stefano Tempesta. L'hanno cambiato di nuovo. Tempesta Stefano. Un applauso. Prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché non l'avevo mai sentita. Ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto, senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me. Nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più separazione, davo meno spazio al cuore, più alla mente, sempre un passo indietro e l'anima in allerta, e guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta, e non da vicino. Serata, è ora di un duetto Rucco Sara, Saccinto Alice, che canteranno Pastello Bianco accompagnati da Tempesta Stefano e Giampaolo Di Rubo dei Pinguini Tattici Nucleari.
Problemi tecnici, eh? Il solito. Quindi facciamo un applauso di incoraggiamento. Il brano sarà cantato da Marco Biancolillo e accompagnato da Stefano Tempesta. Bravo! Farà Buongiorno Vita di Ultimo. Un applauso. Qua davanti abbiamo gli angeli custodi della nostra scuola, le persone che portano avanti i progetti, grazie alla preside soprattutto. Marco, non devi fare la maturità, evita. No, vabbè, tranquilla. Però me la preparo già. Grande. Bravo.
stai aspettando? Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo? Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non crede pure Dio qui c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se quel caldo non si sente è perché dentro ce l'hai già. Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Da te ho cercato sempre solo fuga. A volte ascolto una foglia cadere ed il cemento che la sa aspettare. Come riposa il sole quando è inverno, col freddo addosso tu lo stai aspettando. Scopri te stesso quando è primavera, perché c'è un fiore prima qui non c'è. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se quel caldo non si sente è perché dentro ce l'hai già. Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie, adesso ce ne ho 25 e vado al parco con le cuffie. Mi piace ricominciare da dove sono partito per essere tale quale al ricordo di me bambino. Mio padre mi disse svegliati e cercati un bel lavoro. In effetti lo cercai, ma poi persi quello che sono. Mi sedetti al pianoforte, feci un patto con il sangue. Per vincere avrò la musica, per lei calzo le spalle io. T'abbraccerò così che tu non possa andare via, non dirmi no. Tanto saprei amarti pure come idea, in quei momenti sappi sempre che l'estate arriverà. E se poi il caldo non si sente è perché dentro ce l'hai già. Quindi non essere delusa da te stessa questo mai, perché anche il mare si riposa e quando è calmo che godrai. Bravo! Grazie a tutti, grazie. Bravo. Marco Biancolillo, pianista e cantante eccezionale. Bene, bene. Adesso è il turno di Alessandra Fiore, che canterà una canzone di Laura Pausini. Non ho mai smesso. Pianista accompagnatore Marco Biancolillo. E al flauto, scusi professore, la professoressa Ilenia Carbonara. Allora, Alessandra ha voluto sottolineare, evidenziare come questa canzone sia la colonna sonora che accompagna la sua storia d'amore con il flauto, perché la musica fa parte di lei e voleva evidenziarlo e sottolinearlo davanti a tutti, poi con l'accompagnamento della professoressa Carbonara, quindi un grande applauso. Bellissimo. Palcoscenico di nuovo io, mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza comunque sia. Non ho mai smesso di amare te.
che cosa si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. Non darei qualcosa che non c'è. E a modo mio so bene quanta fantasia ci vuole per partire. Si ritorna solo andando via. Di nuovo io, di nuovo tu. C'è chi si aspetta ad occhi aperti e non si perde più. Non perde più. Un applauso. Il prossimo brano è un altro duetto e si chiama La vita splendida di Tiziano Ferro. Quindi vi ripresento Camilla Carbone e canta con Lucia Leonetti. Buon ascolto. Sorella Sasso, come si alza? Scusatemi. Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non hai più l'età. Tempo non lo fai, tu che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi, tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi, scompare splendida.
com'è facile dirsi bugie. Performance veramente emozionante, veramente. Adesso il turno di Aurora Azzullo che ci canterà Due vite di Marco Mengoni. Al pianoforte Marco Biancolillo e Giampaolo Di Rubo alla batteria. Tempesta. Tempesta. Va bene, va bene, va bene. Non vi preoccupate, siete entrambi eccezionali. Non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembra una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le cose, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi. Non ti va, restiamo al buio a volte solo.
ancora un applauso. Il prossimo è un duetto, sarà cantato da Di Monte Emanuella e Canfora Maria Vittoria ed è Falling di Harry Styles. Accompagnerà il professor Lorenzo Mannarini. Buon ascolto. Per le due ragazze. Infatti. Adesso è il turno di Caprioli Mariangela in Supereroi Mr. Rain, pianista Stefano Tempesta, batteria Giampaolo Di Rubo. Combattere una guerra da solo, il cuore un'armatura ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna.
perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a restare l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me. Supereroi come io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, 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 oh. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Oh, 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 oh. Non ho molto da darti, ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Questi sono gli ultimi brani. Adesso abbiamo Leonetti Lucina con La notte di Arisa, accompagnata da Bianco Marcolillo al pianoforte. Buon ascolto. Basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Per lui va a scuola, ho fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca di suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Lo segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta.
sera, ma quando arriva la notte, la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca di suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore può. Duetto di nuovo Maria Vittoria Canfora, Ameruoso Francesca in Splash con la Pesce e Di Martino, Marco Biancolillo e Giampaolo al pianoforte e alla batteria. Aggiungiamo. Allora adesso abbiamo bisogno della collaborazione di tutto il pubblico, tutto il pubblico. Sì. Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro. Ma io lavoro per
tutti, grazie per la collaborazione. Grazie per la paziente, per la paziente, pazienza. È stato un ciclo infinito, sì. Ma erano tanti. Ha dovuto fare un taglio il professor Mannarini, vero professore? Ha dovuto fare un taglio. Avevamo programmato di chiudere adesso, chiudiamo adesso. Ringraziamo di nuovo il Palazzo della Marra per l'ospitalità. C'è un piccolo saluto che faranno tutti i ragazzi del laboratorio di Canto Pop. Ringrazio ancora tutti i miei colleghi qui presenti e la professoressa Musti che ha curato il tutoraggio dei progetti e la professoressa Carbonara che ho visto dare una grande mano, il professor Mannarini che me lo sono dimenticato prima, un grande applauso a lui. Tutti qui presenti, grazie a tutti. Grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie a questi ragazzi che ce l'hanno messa tutta, si sono messi in gioco, ci fanno, vivono delle grandi emozioni e le fanno vivere anche a noi. Ora tutti i ragazzi di Canto Pop qui sul palco, perché vi salutiamo con la canzone con cui abbiamo cominciato, ecco, quindi finiamo con questo canto tutti quanti insieme. Se telefonando potete cantare anche tutti quanti insieme a noi. Noi vi ringraziamo e ci auguriamo di rivedervi l'anno prossimo per un nuovo corso. E il 6 giugno ci sarà il grandissimo concertone del Liceo Casardi, e quindi siete tutti invitati il 6 giugno al castello, a Piazza d'Armi del Castello. Potete venire a vedere il concerto. Grazie a tutti, grazie alla dirigente, grazie a Mirella Sasso, grazie a tutti i colleghi, grazie a tutti gli alunni e a voi. Grazie. Lucia.
te. Sassa, la mia amo.